Buonasera a tutti, diamo il benvenuto a questo nuovo seminario del ciclo Penso Positivo organizzato dalla School of Innovation dell'Università di Trento. Questa sera abbiamo come ospite il professor Alessandro Rossi, che è un collega del Dipartimento di Economia e Management, e che ci parlerà di come la pandemia potrebbe avere un impatto sui business model delle imprese. Colgo l'occasione per dire che chi vuole porre domande può utilizzare la chat che trova su YouTube e noi avremo modo di porle al professor Rossi. E ricordo che giovedì ci sarà un nuovo seminario, sempre alle 17, del professor Marco Formentini, che parlerà di come potrebbero essere modificate le supply chain a seguito della pandemia. Allora, grazie a tutti, do la parola al professor Rossi. Grazie mille. Allora, ho messo già in sharing le slide. E grazie intanto al professor Trento e alla School of Innovation di Unitrento per l'invito e per l'opportunità di parlare in questo seminario, in questo ciclo di seminari. Dunque, beh, direi che le presentazioni sono già state fatte, quindi vado veloce su questa slide e vado subito al, diciamo, outline del seminario. E allora, di cosa parleremo oggi? Allora, cercherò di darvi qualche idea relativamente al tema dell'uscita dalla pandemia e il restart dei business, utilizzando una chiave di lettura particolare che è una chiave di lettura legata ai modelli di business e vedremo come modello di business possa essere un costrutto interessante per capire come le imprese possono ripensare ai loro vari scenari per la ripartenza. Vedremo e tratteremo poi un po' alcuni approcci alternativi o complementari per la ripartenza, anche osservando quello che accade nella realtà delle imprese nazionali e anche internazionali. Quindi io distinguerò in particolare fra tre atteggiamenti idealtipici: un atteggiamento che io ho definito passivo, o un atteggiamento di tipo reattivo e invece un atteggiamento di tipo proattivo. Ecco, dopo aver definito questi tre tipi di atteggiamenti, cercheremo di delineare qualche, diciamo, ricetta per la ripartenza nelle conclusioni, quindi come far ripartire il business, ripensando in particolare al modello di business. Ecco, parlando di modello di business, ecco, mi fa piacere partire, perlomeno da una definizione di lavoro. La definizione di lavoro non è in sé, che la voglio dare per motivi scolastici, è che in realtà il modello di business è un costrutto manageriale relativamente recente, relativamente nuovo, soggetto a interpretazioni anche parziali e che, diciamo, forse è il caso di mettere i puntini sulle i e dare una definizione di lavoro che sarà la definizione che poi uso durante questo intervento. E dunque, se qualcuno che sta ascoltando questo seminario dice boh, modello di business, di cosa stiamo parlando? Si metta a proprio agio perché è un disagio che spesso si ha di fronte a questo concetto, perché fino a poco tempo fa, per come era tradizionalmente concepito, il modello di business era un concetto così intuitivo che non trovava nemmeno spazio e dignità all'interno dei testi e nei manuali di strategie. Ecco, nella immagine che vedete, ecco, vedete il tipico modello di business tradizionale che descrive la ragione d'essere di imprese, cioè di operatori specializzati nella produzione, rispetto ai consumatori. Quindi il principio di specializzazione fa sì che i consumatori a un certo punto hanno bisogno, necessitano di beni e di servizi che le imprese riescono a fornire meglio dell'autoproduzione, e quindi il consumatore è ben lieto di separarsi di parte del suo denaro per accedere a questi beni e servizi. Quindi diciamo che le traiettorie di creazione del valore legate alla concezione tradizionale del modello di business erano così scontate che di fatto non si parlava mai di modello di business. E in realtà negli ultimi 20 anni questo concetto è diventato di grandissima moda. Per molti motivi vorrei segnalarvene tre. Allora, il primo motivo è che noi oggi osserviamo
un forte aumento della complessità dei modelli di business, per cui al modello di business visto nella rappresentazione, nell'immagine di prima, si sostituiscono dei modelli di business che sono più, diciamo, complicati, sono nuovi. Non so, un esempio può essere rappresentato da Uber, ma come Uber pensiamo Airbnb o pensiamo anche eBay. Sono grandi intermediatori di beni e di servizi che nascono e si sviluppano grazie anche allo sviluppo della rete internet commerciale, che vanno a fare concorrenza a operatori classici incastrati in modelli di business classici che offrono servizi o prodotti. Beh, Uber, Airbnb, eBay non sono proprietari di nessun tipo di asset, non sono proprietari dei beni che vendono, non offrono direttamente i servizi, ma fanno concorrenza a chi tradizionalmente sta in queste industrie, pensate ai taxi, pensate all'industria alberghiera, perché hanno un nuovo modello di business che è basato su principi di matchmaking, cioè di mettere in comunicazione due lati dell'offerta in maniera diversa rispetto al modello di business tradizionale. E il secondo tema è che, anche questo recentemente, abbiamo capito che il modello di business è diventato un driver fondamentale nell'innovazione di impresa. Nell'immagine vedete il cambio epocale nell'utilizzo del rasoio, col passaggio dal rasoio che il nonno usava faceva affilare e utilizzava per tutta la vita, al rasoio con testine usa e getta, diciamo di concezione moderna. E questa non è un'innovazione di prodotto, è un'innovazione nel modello di business, tant'è che ancora oggi parliamo di modello di business razor and blade. E tanto per dirvi, è un'innovazione che ha completamente cambiato intere industrie. Nell'immagine voi vedete il confronto fra l'industria della copia personale degli anni 70, trainata da giganti come Xerox, ad esempio, negli Stati Uniti, alla rivoluzione delle cartucce. La rivoluzione delle cartucce, oggi dominata da Epson, Canon, HP, è una rivoluzione dove i nuovi entranti hanno sopravanzato le imprese che dominavano il mercato per innovazioni nel modello di business. Questo modello di business è esattamente il modello razor and blade che abbiamo appena visto, e cioè un modello in cui l'impresa non fa più valore vendendo un bene di lunga durata, ma crea valore invece aprendo un mercato di vendite ripetute per risorse consumabili con un consumatore che ha legato a doppio filo dopo avergli venduto invece il bene durevole. E, attenzione, non è innovazione per sé, ma è un'innovazione che crea dei vantaggi competitivi sostenibili nel tempo che spiazzano la concorrenza. Anche qui un altro caso, il caso Nespresso, è un altro caso di modello di business razor and blade, quindi di vantaggio competitivo che ha la sua fonte all'interno di innovazioni non nel prodotto, non nel processo, ma nell'intero modello di business. E a questo punto, prima di muoverci e parlare di pandemia, vorrei darvi una definizione di lavoro di modello di business. Allora, il modello intanto ci dà l'idea di qualcosa di semplificato, è un artefatto cognitivo che è importante perché, pur semplificando la complessità del reale, anzi proprio perché semplifica la complessità del reale, permette di fare delle manipolazioni cognitive che sono importanti, permettono di comprendere le cose, permette di ragionare, permette di manipolare, prendere, smontare e dopo aver smontato rimontare in maniera diversa, e quindi facendo delle operazioni cognitive non banali che non sono possibili utilizzando la cosa stessa. Ecco, noi nella nostra realtà quotidiana utilizziamo un sacco di modelli, abbiamo visto una cartina geografica, pensiamo agli anni di studio di un chirurgo vascolare prima di operare, ovviamente usa dei modellini del cuore umano. E il modello di business è esattamente un modello di questo genere, è una rappresentazione di elevato livello che descrive in maniera sintetica le ragioni finali dell'esistenza di un'impresa sul mercato.
E un'impresa esiste sul mercato perché riesce a fare tre cose, se riesce a fare tre cose. E queste tre cose sono: deve riuscire a creare valore, e valore vuol dire cercare di avere quella che noi chiamiamo una proposizione di valore per il cliente, cioè dare al cliente un motivo per cui il cliente si rivolge a questa impresa e non a un'altra. Perché si rivolge a un'impresa? Perché questa impresa soddisfa un bisogno meglio della concorrenza. Ma non finisce qui, perché poi l'impresa deve pensare anche a come consegnare questo valore. Consegnare il valore vuol dire organizzare tutte le attività che dal prodotto concepito portano questo prodotto ad essere consegnato nelle mani del cliente, e poi anche tutte le attività, diciamo, chiamiamole impropriamente di back office, se l'altro è il front office, che sono relative a organizzare tutte quelle attività di produzione, di fornitura, di contatti e di organizzazione delle attività che servono per creare il prodotto in prima istanza. Terza e ultima cosa è la cattura del valore o la monetizzazione. Ecco, molto spesso, volgarmente, quando si chiede, sì, ok, ma qual è il tuo modello di business? Si intende la cattura, ma di solito quando uno fa questa domanda è perché ha già capito come è stata fatta o come l'impresa vuole organizzare la parte di creazione o di consegna. Quindi entrambe queste tre dimensioni sono fondamentali per capire come è fatto un modello di business. E vediamo allora alla riapertura del business e la reazione delle imprese di fronte allo shock pandemico. Allora, io, come anticipavo all'inizio, distinguerei fra tre atteggiamenti. Ovviamente sono idealtipici e ogni impresa ha probabilmente fatto un misto di questi tre approcci. Il primo approccio è quello che io ho chiamato business as usual o atteggiamento inerziale. Questo atteggiamento inerziale ha a che vedere con, diciamo, il tentativo di aspettare che passi la nottata e che il proprio modello di business continui a funzionare bene alla riapertura. E quindi di fatto si basa sull'idea di pensare che lo shock sia di breve termine, con effetti di breve termine, e soprattutto sia unico, cioè che sia un cigno nero che non sia destinato più a ricapitare all'interno, diciamo, della vita utile d'impresa. Ecco, io non voglio neanche trattare, non ho grandi suggerimenti per imprese che hanno un approccio di questo genere, nel senso che di fatto questa è una speranza che rischia di essere fideistica, legata a forme di pensiero magico, che tutto torni come prima o anche meglio prima senza attrezzarsi a fare nulla e che le conseguenze siano di breve termine, che fatti simili non si presentino più. Il rischio è di chiudere per non riaprire più, come questo cartellone di questo cinema statunitense. Vorrei invece passare il resto del seminario nel trattare gli altri due atteggiamenti. Allora, un atteggiamento reattivo, cioè di adattamento del business, e poi invece un atteggiamento più proattivo. Parliamo di adattamento del business. Allora, faccio un elenco velocissimo di interventi urgenziali che sicuramente sono stati elevati nell'agenda di molte imprese italiane e anche mondiali. Pensiamo intanto alle attività che prima ho definito di back office, cioè le attività che hanno a che vedere con, diciamo, gli aspetti di produzione e di creazione, di consegna del valore, ma che sono legate alla produzione. Allora, se faccio riferimento ad attività come piani per la continuità, politiche per il contenimento dei rischi aziendali, la cosiddetta, diciamo, business continuation, il passaggio allo smart work, il distanziamento sociale all'interno dei siti produttivi, più che so, magari anche un po' di introduzione di unità di previsione, scenarizzazione, l'outsourcing delle attività produttive non strategiche, ancora la localizzazione delle forniture per far fronte ai rischi di chiusure asimmetriche della struttura dei permessi dei trasporti, della circolazione delle merci. Insomma, avete capito, no? E tutte queste forme hanno di fatto rappresentano degli adattamenti legati al paradigma della business continuity. In alcuni casi hanno a che vedere con forme anche di trasformazione del digitale,
in altri casi sono state definite come vere e proprie strategie per ottenere resilienza organizzativa di fronte a questi shock. E voglio citare anche qualche attività invece più nel front office, cioè più vicino al cliente, no? Lì avete capito che le varie forme di distanziamento sociale nei confronti del cliente o cercare di intercettare il cliente in canali nuovi è stata elevata nell'agenda della trasformazione digitale di molte imprese. Pensate, no, da un lato smart working e dall'altra parte invece smart customer e customer che sono raggiunti nella, online. Ecco, queste sono tutte attività importantissime, ma sono attività tattiche di breve periodo per ripartire e che non possono bastare. E il mio sospetto è che molte imprese siano concentrate su queste, perché ovviamente l'emergenza porta a concentrarci sugli aspetti operativi e gli aspetti tattici, senza però avere respiro per gli aspetti strategici, che vediamo subito. Qual è il problema di questi atteggiamenti tattici? Il problema fondamentale è che impattano quasi esclusivamente su un'area del modello di business, che è la consegna del valore, quella che abbiamo appena descritto nelle sue attività di front office e di back office. Mentre invece, molto meno, tutti questi elementi, per come sono stati implementati per estrema urgenza, hanno impattato e hanno riguardato, perlomeno nell'aneddotica e nei casi che noi riusciamo a osservare in questi giorni, sulle altre due dimensioni di creazione e di cattura del valore. Ecco, allora, diciamo, la tesi forte che io voglio trasmettere con questo mio contributo è che un approccio veramente proattivo è un approccio che pensa alla trasformazione del business attraverso il ripensamento del modello di business e non pensando solamente alla consegna del valore, ma concentrandoci anche e soprattutto su intanto quali opportunità, quali rischi, ma quali nuove opportunità di creazione di valore e quali invece di cattura del valore. Quindi serve un approccio che sia tripartito su queste tre dimensioni del modello di business. Ecco, vorrei farvi solo qualche esempio per cercare di approfondire questi temi della creazione del valore e della cattura del valore. Ecco, questo è un recente studio di Boston Consulting Group che mette in luce quali sono le implicazioni in mercati tradizionali e in settori dominanti dal fatto che del lockdown e dal fatto che i consumatori hanno teso a passare molto più tempo a casa, ma anche nei prossimi mesi probabilmente tenderanno a localizzare alcune abitudini di consumo, di acquisto e alcune altre esperienze di vita. E qui, secondo me, ogni impresa deve pensare a capire non solo come cambiano i bisogni che sono serviti dai clienti tradizionali, ma deve pensare anche come la loro proposizione di valore tradizionale può servire a offrire delle soluzioni per nuovi clienti che prima non serviva. Un caso molto evidente, secondo me, è legata alla riconversione di molte attività verso i bisogni del canale business to business e soprattutto legate alla pandemia, quindi qui vedete i tipici casi legati all'industria della sanificazione oppure pensate al distanziamento sociale indotto dai famigerati pannelli in plexiglass che si pensa funesteranno qualsiasi esperienza di interazione sociale nostra nei prossimi mesi. E però giustamente queste sono imprese che hanno colto come a partire dalle loro competenze possono orientare la creazione di valore per servire nuovi bisogni. E non solo, non solo creazione di valore, ma anche la multicanalità, anche dal lato della consegna del valore va ripensata al di là dell'emergenza come raggiungere i clienti in nuovi canali. Oggi vediamo una fioccare di esempi di, diciamo, per rendersi più vicini al cliente sia nella consegna dei beni
sia che nella raccolta dell'ordine, e con ovviamente un sacco di problemi dal punto di vista anche della soddisfazione e della qualità dell'offerta del servizio, come rappresentato da questa coda virtuale in cui il cliente è incastrato. Oppure immagino che a tutti voi sarà capitato di provare a contattare la vostra banca durante il lockdown e aver avuto tempi di servizio insoddisfacenti. Ecco, qui secondo me la grandissima opportunità dal punto di vista della consegna del valore è rappresentata da una concezione più matura di forme plurime di multicanalità, che riflettono il fatto che il cliente ha bisogno di canali di contatto diverso a seconda della fase in cui è incastrato all'interno dell'acquisto, della fase del processo d'acquisto. E ogni impresa deve ripensare la miriade di cosiddetti touch point online e offline, cercando di integrarli in maniera nuova per servire meglio questo cliente. Sempre di più importanti ovviamente diventano anche le piattaforme, come luoghi dove le piattaforme intermediano il matchmaking o il dialogo fra consumatori e imprese. Quindi ecco, ripensare alla strategia rispetto alle piattaforme. Inoltre vanno anche ripensati i modelli di cattura del valore, cioè di monetizzazione dopo aver creato e dopo aver consegnato, anche come monetizzare il valore. L'esempio di destra mi è particolarmente caro. Ecco, secondo me una delle cose da cui si tornerà difficilmente indietro è il mercato della formazione continua e professionale, e oggi quello che prima era rappresentato da un'eccezione potrebbe, cioè il corso online potrebbe diventare una regola, e magari anche ripensando sotto forma di microcredenziale, di microcrediti, come nell'esempio il piccolo corso che viene pagato con un gettone, anche il tipo di competenze professionali che le persone si creano all'interno della formazione continua. Ecco, e qualche esempio di attualità, tanto per non citare oltretutto sempre i soliti casi e gli esempi nordamericani legati alle piattaforme. Ecco, in termini di rifocalizzazione della proposizione di valore e in termini di creazione di prodotti, ecco, penso che siano chiari a tutti, ma anche un po' scontati forse, questi esempi di attualità del caso italiano, quindi la Cinzano che riorienta la produzione dall'amaro a liquidi invece disinfettanti, oppure se penso localmente qui la nostra Saleva oppure la Sportiva che si sono messi a produrre mascherine per il distanziamento sociale. E un esempio forse un po' meno noto, ma che io trovo molto interessante, è questo pivot rapidissimo di una startup che aveva appena lanciato sul mercato, si chiama Fresco Figo, Frigo, è una costola che nasce da Supermercato 24, e avevano lanciato il loro prodotto. Il prodotto è un frigorifero da inserire negli ambienti lavorativi, per dare l'occasione e l'opportunità ai dipendenti in pausa pranzo di mangiare un prodotto sano, nutriente, genuino, biologico, insomma, invece del tipico cibo spazzatura che si può trovare nei tipici distributori. E lanciano con 300 installazioni esattamente, anzi la data pianificata è esattamente una settimana dopo il lockdown, quindi non riescono a installare i loro frigoriferi. Che cosa fanno? A questo punto prendono questi frigoriferi e li installano in 300 condomini milanesi. E quindi cambiano ovviamente il cliente di riferimento. E, fra l'altro, con un pivot molto rapido riescono anche a chiudere un round di finanziamento successivo. Quindi direi un caso di rapidità e di agilità di esecuzione del cambiamento della strategia di creazione del valore, cercando nuovi clienti. Ecco, allora vorrei chiudere però con tre ricette per affrontare questi shock. Allora, la prima ricetta è una ricetta di breve periodo, che ha a che vedere con farsi un check-up per il proprio modello di business e capire come cambiarlo, ma poi prepararsi per il futuro e abituarsi a prevedere nuovi cambiamenti. Qui servono nuove forme di
sensoristica vera e propria, organizzativa, per anticipare segnali deboli e di nuovi shock. E poi ovviamente l'ultimo tema è quello di: si riesce a trasformare questo rischio in un'opportunità? Si può imparare a lavorare in contesti ad elevata incertezza e trasformare uno shock negativo come un rischio pandemico in un'opportunità? Allora, nella mia chiusura vorrei dire un elemento per ognuna di queste tre ricette. Un elemento condito anche con qualche consiglio di lettura per chi volesse poi continuare dopo questo seminario. Il primo è legato a, farsi check-up per il proprio modello di business. E allora lì bisogna capire che intanto analizzare il proprio modello di business potrebbe essere già un risultato per alcune imprese che hanno una scarsa consapevolezza di come creano, di come consegnano e di come catturano valore con i loro clienti. Allora, per quanto riguarda la creazione, vuol dire, per quanto riguarda l'impatto, allora intanto bisogna capire qual è l'impatto dello shock su queste tre C. Creazione, come cambia la mia proposizione di valore per i clienti tradizionali? Nascono nuovi segmenti? Quali effetti di distanziamento sociale o della localizzazione dei consumi e dei comportamenti possono indurre nuovi bisogni che io posso servire in maniera diversa? Ecco, dal punto di vista della consegna, sia per il back office, come ho detto prima, sia per il front office, ecco, ripensare a questo punto intanto a una trasformazione del design, dei processi produttivi, della filiera complessiva, anche in senso di una maggiore trasformazione digitale. E per il front office vuol dire questo, vuol dire ripensare i servizi faccia a faccia e ripensare a introdurre altri touch point che possono essere complementari o sostitutivi. E quindi, insomma, va pensato, no? Cioè, insomma, molti per i prossimi mesi, un esempio, fiere e conferenze non se ne faranno. Visite presso i clienti non se ne faranno. E come si fa a raggiungere i nostri clienti? Come ci facciamo conoscere? Come sfruttare le opportunità della multicanalità e dell'integrazione fra i canali online e offline? La cattura. Possiamo cambiare il modello di monetizzazione? Oggi si parla molto, ad esempio, di servitizzazione. Come possiamo introdurre forme di servitizzazione? Come possiamo passare dalla proprietà all'accesso? Da acquisto a canone, eccetera, eccetera. Un tema importante è quello che però vanno capite bene le interdipendenze fra queste tre aree. Non è possibile cambiare una di queste C senza dover fare degli adattamenti, a volte anche forti, nelle altre due C. Altrimenti la coerenza fra i tre elementi cala e il modello di business un po' ci si sgonfia come un soufflé cotto male. E poi bisogna avere la forza, bisogna avere il budget e bisogna avere il tempo per implementare i cambiamenti necessari. Bisogna dedicare tempo e energia a queste cose che sono attività strategiche che rubano tempo alla tattica e all'operatività. Bisogna essere coraggiosi in questo. Ecco, prepararsi. Cosa vuol dire prepararsi? Una storia che forse conoscete è la favoletta della rana, e la favoletta della rana dice così un po' cruenta, che se voi prendete una pentola di acqua bollente e ci gettate una rana dentro, questa rana probabilmente si ustiona, però con uno scatto di reni salta fuori e sopravvive. Mentre invece, se voi prendete una rana e la mettete in una pentola d'acqua tiepida che è messa sotto il fuoco a scaldare, la rana invece non si accorge della differenza, non si accorge dei cambiamenti deboli e fa una bruttissima fine. E allora qui il problema è proprio prepararsi. Prepararsi vuol dire attivare degli specifici sensori organizzativi, dei sensori organizzativi che ci permettano di capire e di educarci a quello che può capitare in un prossimo futuro. Ecco, qui mi fa piacere citare come seconda lettura, ho scordato la prima lettura, fatemi fare un momento di autopromozione, ma che coinvolge anche coautori che sono già stati parte di questo ciclo di seminari. Questo è un articolo che ho fatto con il collega Paolo e amico Paolo Aversa, che ha presentato in questo ciclo di seminari la settimana scorsa, assieme a Stefan Efflinger e a Charles Badenfield. Ecco, invece il secondo articolo che vi consiglio di leggere è un articolo di Sid Winter,
un esperto di organizzazione della Wharton School, e che ci racconta come, racconta questa storia interessante della falena. E la falena dice, la falena ha dei sensori iperspecializzati, e ad esempio è capace di scappare dal pipistrello, perché, perché riesce a capire gli ultrasuoni che manda il pipistrello e scappa. Però questi sensori estremamente specialistici e sofisticati sono completamente inutili quando arriva, quando entra in casa e quando arriva la giornalata alla falena. Quindi la distinzione è fra i cosiddetti sensori specialistici e sensori generalisti. Cioè le imprese devono educarsi ad avere un mix di, e le organizzazioni più in generale, di sensori sia specialistici che generalisti per capire, per filtrare e anticipare il futuro in ambiti e in domini rispetto a cui non sono preparati. Il terzo tema è legato al concetto di resilienza, ma di una resilienza migliore, no? Allora, molto spesso si contrappone la resilienza alla fragilità organizzativa, no? Allora, si dice che sotto stress le organizzazioni e le imprese vanno in crisi, però attenzione che il contrario di fragile non è resiliente, il contrario di fragile non è robusto, è un neologismo inventato da Nassim Taleb, e questo è il mio terzo e ultimo consiglio di lettura. È un neologismo della antifragilità. Che cos'è l'antifragilità? Allora, qui la definizione la leggo, è la capacità di sistemi sia naturali che artificiali di in realtà avere elevate performance, no? Quindi di beneficiare da incertezza, disordine e caos, invece che, diciamo, andare sotto stress e avere e entrare in crisi. Ora, cosa c'entra l'antifragilità? Allora, l'antifragilità è un approccio organizzativo che si può ricercare e su cui bisogna investire in questi momenti. Allora, certi tipi di forme organizzative per cultura, tipo di processi e per routine impiegate riescono, ad esempio, a prendere rischi elevati oppure riescono a commettere anche errori legati a questi rischi senza però andare in crisi. Un esempio tipico, se volete, è l'esempio della startup da contrapporre alla grande impresa consolidata. Che cos'ha una startup che non ha una grande impresa consolidata? Ha un'organizzazione molto flessibile che ragiona in maniera molto incrementale, con cicli di apprendimento molto veloci e che in un contesto di elevata incertezza riesce a fare piccolissimi investimenti per piccole sperimentazioni, per testare ipotesi legate all'elevata incertezza del modello di business, e cioè riusciamo davvero a servire questo prodotto e metterlo nelle mani di questo cliente per questo prezzo. E quindi di fatto in maniera con elevata efficienza, okay? Quindi startup come Frescofrigo, che ho stimolato prima, sono più adeguate a introdurre forme creative per modificare lo status quo e il modus operandi tipico e adattarsi a momenti ed eventi molto incerti, eccetera eccetera eccetera. Oggi un trend grosso che noi vediamo è legato al fatto di grandi imprese consolidate che sempre di più cercano di imitare alcune tecniche di gestione dell'innovazione, di organizzazione dei gruppi, di lavoro, che sono mutuate da, ad esempio, il lavoro delle startup. Ecco, antifragilità, in ogni caso, in maniera più generale, e con questo concludo, dovrebbe entrare a far parte del bagaglio delle competenze più importanti del vero imprenditore, no? D'altra parte, il vero imprenditore, se noi ci rifacciamo alla definizione classica, è colui che vede chiaro in contesti molto difficili, in contesti nebulosi, e che quindi che coglie e che è capace di cogliere in maniera differenziale rispetto a altri opportunità dove altri vedono solamente rischi o crisi. Con questo io ho concluso e vi ringrazio per avermi seguito, ma adesso mi apro ovviamente alle domande. Grazie mille ad Alessandro per questo lezione-seminario. Partirei da una domanda che ci arriva dal pubblico. Qualcuno ci chiede, ma prendiamo un'azienda come Tesla, che è un'azienda innovativa, e prendiamo la crisi che si sta
sperimentando sul mercato automobilistico. Questo, a tuo avviso, potrebbe voler dire cambiare modello di business? Dunque, Tesla, grazie per questa domanda, che è molto interessante. Beh, Tesla durante il lockdown ha fatto il più 300% di vendite, una cosa incredibile. Siamo all'interno di questo ordine di grandezza, adesso cito a spanne. Mentre ovviamente il lockdown per le imprese automobilistiche, chiamiamole convenzionali, tradizionali, legate al motore termico, hanno avuto un meno 80% di vendite. E quindi ovviamente è chiaro che secondo me crisi di questo genere fanno ripensare ai modelli tradizionali di business dell'industria automobilistica. Tesla ovviamente è alla frontiera e offre a una proposizione di valore per i clienti che è legata a concetti ovviamente poi tutti discutibili, ovviamente, perché vanno tutti contestualizzati, legati a una maggiore sostenibilità del consumo, comunque una fortissima integrazione con gli aspetti anche legati all'esperienza d'uso con il mondo digitale, eccetera, eccetera. L'investimento in prodotti che sono legati a forme più blande di obsolescenza tecnologica, eccetera, eccetera, che ovviamente è molto appetibile, soprattutto pensando anche che in alcuni casi molti stati e molti governi nazionali potrebbero cercare di uscire dalla crisi anche cercando di sfruttare nuovi New Green Deal. Ecco, New Green Deal ci è già stato promesso dal governo italiano qualche mese fa e molto prima della crisi. Ecco, io penso che anche dal punto di vista delle ricette anticrisi dei paesi, tutte le imprese che offrono prodotti che sono legati a forme di maggiore sostenibilità, come Tesla, o magari passaggio dal modello della proprietà al modello dell'accesso, quindi forme che sono più sostenibili, pensate alle nuove formule anche sostenibili della mobilità basate sullo sharing, distanziamento sociale, ovviamente sanitario permettendo, sono destinate comunque ad aumentare. Quindi secondo me Tesla è quella messa meno peggio, poi ovviamente anche Tesla non starà sicuramente con le mani in mano. Ecco, nella tua presentazione hai detto all'inizio che questo concetto di business model è abbastanza nuovo e non tutti lo maneggiano nel modo giusto. Quali sono, secondo te, gli errori più frequenti che vengono commessi quando si usa questo concetto? Ah, questa è una domanda molto appropriata. Allora, intanto la confusione è che molte persone confondono modello di business con mission, con vision, con altri costrutti per capire che cosa fa un'impresa. E anche quando capiscono, un po' come dicevo prima, nel gergo aziendale spesso il costrutto collassa alla dimensione della semplice cattura di valore e non tiene conto della, cioè, come fai i soldi, insomma, qual è il tuo modello di monetizzazione. E un'altra forte pregiudizio è che soprattutto per le piccole e medie imprese, e le piccole soprattutto, per le imprese a gestione familiare e per le imprese in settori tradizionali, un forte pregiudizio è che il modello di business non faccia per loro come strumento, perché in realtà è relegato solamente alle startup innovative e nelle startup del digitale, dove in realtà sì, abbiamo visto anche una rinascita e la popolarizzazione di questo concetto. Invece si adatta un po' a tutti gli stadi e i settori. Ovviamente c'è un problema di cultura. L'ultima cosa è che secondo me la vulgata corrente sui modelli di business, che è molto legata spesso all'utilizzo di strumenti resi molto popolari anche nella pratica, come i vari canvas che esistono, e di fatto sono utilizzati come una sorta di business plan liofilizzato, cioè diventano delle lunghissime liste della spesa che ci raccontano che cosa vogliamo, che cosa deve fare l'impresa per tutta una serie di aree molto fitte. Quindi per una griglia di elementi, 9 caselle, 12 caselle, insomma, chi più caselle ha più ne metta. Ecco, questi sono strumenti di bassissimo livello
che sono scarsamente utili perché a questo punto diventano quasi indistinguibili rispetto al business plan. Ma il piano esecutivo serve quando tu hai capito qual è il tuo modello di business. Per il modello di business serve un ragionamento di più alto livello che è legato a queste tre categorie di creazione, cattura e di consegna del valore ai clienti e delle loro interazioni rispettive. Secondo te, a tuo avviso, in Italia quanto è usato questo concetto dalle imprese e c'è a tuo avviso una difficoltà specifica del sistema italiano a maneggiare, a usare, a costruire questo tipo di ragionamento? Dunque, allora il sistema italiano, secondo me, per il sistema italiano è più critico utilizzare il modello, propriamente il modello di business come costrutto per vari motivi. Intanto perché abbiamo imprese che sono di più piccola dimensione rispetto che in altri paesi, abbiamo aspetti anche legati alla governance di queste imprese, cioè abbiamo tipicamente molte di queste, soprattutto le piccole, hanno una gestione per nulla manageriale e con modelli di business che sono legati alla tradizione e quindi alla fornitura di un prodotto e basta, o la fornitura di un servizio e basta, e quindi non abbiamo la capacità di pensare a innovazioni nel modello di business per motivi di questo genere. Cioè, noi spesso osserviamo che il rinnovo o comunque il ripensamento del modello di business o introdurre innovazioni che sono veicolate dai modelli di business accadono o quando l'impresa cresce o quando nell'impresa vengono introdotti dei manager, perché i manager ricominciano da capo, cioè chiedono a questo punto la proprietà di dire ok, adesso esplicitateci quali sono i valori, esplicitateci qual è la mission, esplicitateci qual è la vision e adesso vi chiediamo anche qual è il vostro modello di business, no? Quindi la riflessione nasce perché entrano dei facilitatori più manageriali. Oppure anche quando c'è ricambio generazionale, un'altra cosa, quando entrano le nuove generazioni, questo può ovviamente ovviare. Ecco, dal punto di vista settoriale è vero che noi abbiamo molti settori tradizionali e che sono incastrati in modelli un po' classici di creazione del valore, cioè il product model in cui, che è simile al modello della chiave con i soldi che abbiamo visto prima, e dove però oggi si cominciano a introdurre varie innovazioni, ad esempio nella creazione, nella cattura. Un esempio tipico è quello della servitization, no? Cioè nella servitization io passo quindi dalla vendita di un prodotto alle varie forme di che tengono conto di un'offerta di servizi per un prodotto a vita intera del prodotto a fronte del riconoscimento di canoni oppure di forme di monetizzazione che legano il cliente, un po' come le capsule in strategie di cattura del valore di lungo periodo. Ecco. E questa interdipendenza, no? Sulla quale tu hai spesso posto attenzione, quindi tra creazione, consegna e cattura. Perché è così cruciale questa interdipendenza? È cruciale perché ovviamente queste tre aree hanno delle forti interdipendenze, cioè sono dei sistemi quasi decomponibili, come direbbe Simon, e rimangono delle interdipendenze da gestire. E questo vuol dire che anche se si fa una innovazione molto forte in un'area, bisogna modificare le altre due aree. Allora, un esempio di scuola, se noi pensiamo alle capsule di Nespresso che ho mostrato prima, la capsula di Nespresso introduce nelle case degli italiani, o dei consumatori in generale, una modalità di consumo di una tazza di caffè che ha un costo per tazza che è un ordine di grandezza più costosa rispetto del caffè che è prodotto con la moca. E infatti se noi andiamo a guardare quello che succede dal lato della creazione e della consegna del valore, Nespresso non ha solo introdotto una forma di monetizzazione, ma ha cambiato completamente
l'esperienza d'uso per il cliente finale del caffè a casa, il caffè a casa come il bar, quindi fare ancoraggio al prezzo del caffè del bar e non il prezzo della moca, e 40 essenze diverse che uno può procurarsi per avere un caffè diverso tutti i giorni, l'introduzione di George Clooney, insomma questa è una fortissima esperienza sensoriale anche legata alla consegna, questi negozi monomarca che sembrano delle gioiellerie, altrimenti con le cartucce Nespresso non sarebbe andata da nessuna parte. Questa vuol dire coerenza delle tre parti del modello di business. Beh, la stessa cosa la potremmo pensare, prima abbiamo fatto caso della servitization, possiamo pensare anche della servitization, cioè io se voglio legare a doppio filo, avere un'offerta che trasforma la vendita di un prodotto nella offerta di un prodotto a cui poi io vendo dei servizi di supporto a vita intera per questo prodotto, vuol dire cambiare completamente la parte di proposizione di valore per l'impresa. Questo esempio del caffè, diciamo, è una di quelle cose un po' sorprendenti, no? Perché in Italia si parla spesso di mancata innovazione da parte delle imprese e si citano i settori ad alta tecnologia. Io trovo che sia molto più interessante domandarsi invece come mai il paese nel quale il caffè è così importante è il paese nel quale a nessuno è venuto in mente di fare le capsule. Stessa cosa IKEA, no? Paese che produce mobili da vari secoli, non, a nessuno è venuto in mente di fare questo. Quindi diciamo, la questione forse ritorna a quello che dicevi prima sulle imprese italiane. Cioè, questa interdipendenza probabilmente chiede un modello organizzativo, la presenza di competenze, una delega no, delle decisioni che molte imprese italiane non hanno e non riescono a costruire. Qualcuno ci chiede, è troppo tardi, visto che sono già passati 3 mesi dall'inizio della pandemia, innovare il proprio modello di business? Beh, assolutamente no. Allora, io a tutte le imprese che contattavo o che sentivo durante il lockdown dicevo che era il momento migliore per fare formazione strategica per il loro personale. E quindi effettivamente le imprese che hanno usato il lockdown in maniera creativa per lavorare a ripensare anche la parte strategica e non solo per cercare di garantire la business continuity, forse oggi sono messi meglio di altre che magari hanno investito tutto il tempo e l'energia per la business continuity. Però devo dire che non è mai troppo tardi per innovare. Oltretutto, in realtà, l'approccio deve essere un approccio continuo. Questa, secondo me, è un'altra cosa un po' all'italiana, secondo me. Siamo molto creativi, però poi quando ci dicono che dobbiamo innovare, e allora a quel punto ci irrigidiamo, no? Io vorrei fare il caso del piano Calenda e degli iperammortizzazioni e degli investimenti, no? Molte imprese contattate sembrava quasi che dicessero, boh, adesso abbiamo fatto anche gli iperammortamenti, adesso abbiamo fatto l'innovazione. E invece l'innovazione non è così, non è legata a fenomeni, allora è raramente legata a cambi epocali e a, diciamo, e a shock esogeni. È più un approccio che induce forme di cambiamento continuo e di miglioramento incrementale che sommate giorno per giorno poi trasformano i processi e trasformano il posizionamento competitivo. Io penso che sia importante educarsi anche a queste forme di innovazione. Concordo con il fatto che dal punto di vista culturale a volte ci manca il coraggio di usare e di uscire dalla nostra zona del conforto. Forse siamo un po' troppo schiavi delle nostre tradizioni e delle posizioni di forza accumulate in settori tradizionali e quindi forse ci facciamo bastare modelli di business tradizionali per settori tradizionali. Invece è verissima questa sfida di pensare a modelli di business innovativi per prodotti e per servizi tradizionali. E qui diciamo c'è un problema forse di tipologia degli imprenditori. Molti dei nostri imprenditori sono operai di grande qualificazione che a un certo punto sono usciti dalla grande impresa e hanno fondato la loro piccola azienda e quindi hanno formazione e competenze prevalentemente di tipo produttivo.
e su questo sono bravissimi, hanno ritagliato quote di mercato elevatissime, ma quello che stiamo dicendo oggi è che non basta, non, è un modo rudimentale di affrontare mercati e che l'aspetto, diciamo, di modello di business e di organizzazione è altrettanto importante. Per quanto vorrei dire una cosa, come dire, di ottimismo, no? Negli ultimi anni nel settore del lusso si scontava la concorrenza del cosiddetto consumo esperienziale. Qualcuno parlava di prodotti instagrammabili, cioè tutte quelle cose per le quali uno può fare la foto e le carica su Instagram. E quindi qual erano? Erano le crociere piuttosto che comprare un abito Armani oppure una cena in un ristorante a 5 stelle, consumi culturali e così via. Paradossalmente la pandemia potrebbe essere favorevole per l'industria italiana perché potrebbe tornare ad essere importante l'oggetto, no? La scarpa, il vestito e così via. Quindi la pandemia può avere effetti, diciamo, di tipo diverso a seconda dei settori. E, non so, vuoi fare un'ultima osservazione? La prima cosa sugli specialisti di fase è interessante, perché effettivamente rischiano spesso di subire il modello di business del leader, cioè dell'impresa che ha contatto con il consumatore finale. Effettivamente per le imprese che sono a contatto con consumatori finali è spesso più facile ripensare al modello di business, mentre invece per chi è all'interno di filiere produttive, ovviamente questo vuol dire rompere rapporti consolidati, convenzioni, e quindi di fatto dover spesso forzare la mano rispetto anche a un, diciamo, modus operandi del settore, che può essere molto rischioso. Quindi ecco, forse questi imprenditori devono essere ancora più coraggiosi degli altri. E poi ovviamente vedremo che cosa accadrà, per esempio, all'integrazione dei mercati, alla globalizzazione. Molti prevedono una regionalizzazione, una rottura dei legami a lunga distanza. Tu stesso hai detto un ripensamento, no, delle catene di fornitura, e questo anche potrebbe avere un effetto benefico per certi versi sull'industria italiana. Potrebbe consentire il rimpatrio di una serie di investimenti. Quindi, insomma, il quadro è abbastanza in evoluzione e continuo a credere che potrebbero esserci opportunità nuove e interessanti. Allora, ultimissima domanda, qualcuno ci dice: perché nonostante la dimensione piccola le aziende italiane sono così rigide nel cambiare modello di business? Beh, l'abbiamo un po' detto, comunque ti do la parola. Sì, dunque, nel modello di governance dove chi comanda è il signor Paron, molto spesso manca questa capacità di ripensare a un modello di business nuovo, che vuol dire fare, diciamo, tirare una riga rispetto alla tradizione, come si sono state fatte le cose fino ad adesso. E le imprese che noi vediamo essere più attive nel cercare di ripensare un modello di business sono delle imprese in cui noi osserviamo la presenza di una spiccata managerialità. E quindi, perché manager professionisti, professionali sono forse soprattutto anche manager professionali che sono anche all'interno di un mercato del lavoro caratterizzato da una forte circolazione, quindi insomma l'ingresso di persone nuove che occupano posizioni dirigenziali o apicali all'interno di imprese anche piccole favorisce ovviamente incorporare stimoli dall'esterno. Ecco, una cosa anche per rifarmi agli esempi che ho mostrato prima: rasoi, stampanti e capsule alla fine sono esattamente lo stesso modello di business che con 10 anni di distanza l'uno dall'altro sono stati adottati da un leader di settore, HP per le stampanti, Nestlé per e Gillette per i rasoi, e hanno completamente ribaltato l'industria. E quindi di fatto molto spesso cambiare modello di business non vuol dire inventarsi qualcosa completamente da zero, ma vuol dire anche
essere capaci di usare il pensiero analogico e di trasportare competenze e conoscenze che vengono da settori diversi, quindi anche la mobilità del lavoro e il management professionale in questo caso può aiutare. Chiudo con un'ultima domanda dal pubblico. Qualcuno ci dice, ma anche il singolo professionista o consulente dovrebbe seguire lo schema delle tre fasi e ripensare al proprio modello di business? Sì, adesso c'è anche un testo recente che si chiama The Business Model of You, mi pare, che dice un po' questo, cioè l'idea è che di fatto anche liberi professionisti dovrebbero ragionare appunto pensando, alzandosi al mattino e ripensando a come è fatto, a come creano valore per i propri clienti e magari come lo consegnano, come dire, come li intercettano e come producono i servizi che producono e come catturano e come monetizzano il valore. Ecco, anche se, secondo me lì nell'ambito delle professioni, delle libere professioni, anche lì dei consulenti, c'è un sacco di lavoro da fare per ripensare il proprio contributo. Pensate oggi, che so, un caso tipico, la concorrenza del consulente online sta diventando molto importante in molti settori e sta andando a completamente cambiare come una persona eroga servizi per le imprese. Il consulente che vuole, un libero professionista che vuole rimanere vicino ai propri clienti, deve capire che tipo di valore aggiunto dà la conoscenza, la prossimità e rispetto, che so, a servizi quasi semiautomatici che una persona può reperire online. Vabbè, insomma, i classici esempi, fatture in cloud invece che andare dal commercialista, oppure questi siti che ti fanno la privacy policy o la website policy al posto del consulente. Che sia, tanto per fare due esempi che oggi vivono un forte momento di disintermediazione. Perfetto, allora ci avviamo a chiudere e colgo l'occasione per dire che all'Università di Trento, nel Contamination Lab che è guidato dal professor Rossi, si discute molto di questi concetti, quindi i nostri studenti di tutti i dipartimenti sono invitati a riflettere su business model e concetti moderni di imprenditorialità. Vi ricordo che giovedì ci sarà quindi un nuovo seminario alle 17. Ci sarà il professor Marco Formentini che ci parlerà di come le catene del valore saranno riorganizzate o potrebbero essere riorganizzate a seguito della pandemia. Ringrazio il professor Rossi per il seminario, ringrazio tutti voi per averci ascoltato e vi do l'appuntamento alla prossima.